Beh, per noi come azienda che abbiamo iniziato negli anni Ottanta è una cosa che c'è sempre stata a Cortale dove operiamo, quindi era una tradizione normale che rientrava nella normalità. Noi abbiamo un po' ripreso tutte le fasi di lavorazione, certo non è stato semplice, però con l'aiuto dei nostri genitori abbiamo iniziato questa attività che prevede tutte le fasi di lavorazione del baco da seta. Dunque, noi abbiamo avuto un grosso lavoro fino a una ventina di anni fa perché si produceva molto il copriletto, quindi era molto richiesto. In questi ultimi anni abbiamo certo avuto difficoltà a trovare prodotti nuovi per non far morire appunto la nostra attività. In parte ci siamo riusciti, anche perché è la passione che porta un po' avanti questo genere di lavoro. E ripeto, dove a Cortale non si è mai smesso, quindi per noi la via della seta non l'abbiamo mai perduta. Sì, grazie alla collaborazione tra la Camera di Commercio, alla sensibilità di Bruno Calvetta, di Daniele Rossi e di Raffaella Gigliotti, la responsabile della biblioteca, collaborazione con la rivista che dirigo, Globus, abbiamo pensato di valorizzare una delle cose più belle forse che il nostro territorio ha, cioè questo manoscritto del Cinquecento che sono i capitoli, ordinazioni e statuti della seta. Sappiamo tutti che la seta sul territorio catanzarese ha avuto una storia importantissima per almeno 7 secoli. Emilia Zinzi ne parlava con grande amore perché diceva che Catanzaro all'epoca aveva una rilevanza sui mercati internazionali. Soltanto Genova, sul versante occidentale del Mediterraneo, poteva competere, ambire a competere con questo primato che aveva Catanzaro. Quindi abbiamo pensato di valorizzarlo da parte mia con la rivista, dando risalto attraverso un articolo storico-scientifico. E la Camera di Commercio, in quanto custode di questo prezioso manoscritto, di ospitarci in questa bellissima sala. Fra l'altro devo ringraziare ancora una volta Raffaella Gigliotti, la responsabile della biblioteca, perché intende proseguire con altre iniziative di lettura, di conoscenza del patrimonio anche librario che esiste in questa Camera di Commercio. E tutto questo alla fine che cos'è? Valorizzare quei beni che ha il territorio, in questo caso un qualcosa che accomuna la cultura all'economia, ma io direi alle eccellenze del territorio. Sì, diciamo che le Camere di Commercio attualmente hanno una competenza molto molto importante per quanto riguarda la cultura, quindi anche la Camera di Commercio di Catanzaro in questi anni non solo abbiamo riaperto la biblioteca, ma stiamo facendo queste iniziative culturali proprio per far conoscere il territorio, la cultura del territorio, i mestieri del territorio. E oggi parlare della seta a Catanzaro, voglio dire, è davvero il massimo, perché sappiamo tutta l'importanza che ha avuto la seta a Catanzaro e quindi la riscoperta, i valori, la tradizione che sono davvero importanti. Oggi, grazie alla Camera di Commercio, grazie anche alla collaborazione con Globus e Fabio Lagonia, cerchiamo di rappresentare la bellezza di questo prodotto.